Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questa puntata dedicata alla medicina, oggi parleremo della terapia con onde d'urto a bassa intensità nelle patologie croniche della pelvi. Per farlo, ho il piacere di essere in collegamento da Roma con il dottor Attilio Guerani. Buonasera, dottore, ben trovato. Buonasera a voi. Dottore, quindi per iniziare, che cosa si intende con malattie croniche pelviche e quali sono i sintomi caratteristici? Allora, guardi, la cosiddetta sindrome da dolore pelvico cronico è, diciamo, un insieme di sintomi che si presentano soprattutto con un dolore che si sviluppa nell'area della pelvi, del bacino, che però può essere irradiato fino alla regione lombare, all'inguine, alla vagina, nelle donne, alla vulva, ai glutei. E perché sia considerato cronico è necessario che questo dolore sia presente da almeno 6 mesi e soprattutto non abbia quelle caratteristiche di acuzie del dolore acuto. Faccio un esempio, la sciatica cosiddetta, no? Quello è un dolore acuto. Invece questo è un dolore sordo, cronico, che spesso si accompagna ad altri sintomi, sintomi che danno molto fastidio dal punto di vista della vita sociale. Per esempio, nell'uomo si possono accompagnare alla necessità di urinare frequentemente, al dolore mentre si urina. Nella donna si possono accompagnare anche qui alla necessità di urinare spesso o addirittura a disturbi dell'attività sessuale nella donna, come la dispareunia, cioè il dolore che avviene all'inizio del rapporto sessuale in diverse donne. L'atto dolore ovviamente non è una sola patologia, sono svariate patologie che possono colpire nell'uomo la prostata, l'uretra, nella donna possono colpire la vescica, possono colpire situazioni ginecologiche come le anessiti, cioè le infiammazioni croniche delle ovaie o delle tube, possono essere di tipo vascolare, tipo nella donna il cosiddetto varicocele pelvico, o addirittura osteomuscolari, o se non neurologiche, per esempio delle sindromi infiammatorie del nervo che irradia il distretto pudendo cosiddetto e pelvico, che è causato da patologie a volte della colonna, come a volte patologie di altra natura. Quindi, diciamo, sono tante le patologie che possono dare questa sindrome del dolore pelvico cronico, ma sono tutte caratterizzate da un elemento fondamentale, nel senso che il dolore origina dall'infiammazione. Ed è un'infiammazione che spesso è mediata da un punto di vista neurologico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema neurologico periferico è sempre coinvolto in questa infiammazione ed è quello che poi sviluppa il dolore. Un dolore che purtroppo, quando dura a lungo, come accade in molte situazioni di dolore cronico, può, come si dice, corticalizzarsi, cioè può rimanere nella corteccia cerebrale la memoria di questo dolore. Per cui poi è veramente difficile risolvere il problema quando invece di durare 6 mesi dura 3 anni, 4 anni, 5 anni, perché poi il paziente, pur curato nella zona dove origina il dolore, in realtà poi potrà tirare fuori questo dolore da un punto di vista strettamente neurologico centrale. Un ruolo importante in questo tipo di dolore c'hanno delle cellule che sono chiamate mastociti, che sono quelle cellule che sono le cellule del sistema immunitario, che stimolano dei processi che in realtà servono per combattere l'aggressione dall'esterno, però di fatto sviluppano un processo infiammatorio. Questo processo infiammatorio, quando colpisce poi il tessuto patologico della zona, crea questa sintomatologia dolorosa, diffusa e molto fastidiosa per la vita. Dottore, queste patologie risentono dei comportamenti che ognuno di noi attua? Diciamo di sì, nel senso che non è che è la sindrome del dolore pelvico cronico che risente dei comportamenti, però alcune patologie che la generano, per esempio la prostatite cronica nel maschio, anche se non è che la causa principale sono i nostri comportamenti, però per esempio è molto, diciamo, accentuata la situazione dalla sedentarietà, da alcune abitudini tipo l'eccessivo consumo di alcol o di spezie piccanti. Da prolungate astinenze dal punto di vista dell'attività sessuale, anche volendo, o addirittura l'eccesso di attività sessuale. Quindi ci sono alcune situazioni che noi possiamo suggerire, anzi dobbiamo suggerire a questi pazienti di evitare, quindi, come dicevo, evitare la sedentarietà, il movimento fa bene al dolore pelvico di qualsiasi
Per esempio, il consumo di alcol fa male al dolore pelvico cronico di qualsiasi origine. Quindi dobbiamo suggerire sicuramente a questi pazienti, al di là di una terapia che possa essere farmacologica o meno, di fare attenzione a queste, allo stile di vita. Bene, quindi parlando adesso di terapie, dottore, ci sono attualmente delle terapie efficaci in uso? Allora, allo stato attuale, diciamo, nelle linee guida delle varie società internazionali, non c'è una terapia che cosiddetta viene chiamata il gold standard, cioè questa è la terapia migliore perché se la fai funziona almeno nel 70-80% dei casi. In realtà le terapie si basano sull'utilizzo di sostanze antinfiammatorie, molto spesso sostanze antinfiammatorie naturali, perché una terapia antinfiammatoria che va fatta per mesi, sicuramente se usiamo dei cosiddetti FANS, quindi i farmaci antinfiammatori non steroidei o il cortisone, sicuramente i collaterali a lungo termine sarebbero maggiori del beneficio che potremmo trarre. Quindi ci si avvale di farmaci antinfiammatori naturali somministrati o per via locale tipo supposte o cristerio o anche per bocca, e soprattutto la correzione degli stili di vita. Recentemente soprattutto nelle patologie maschili, perché diciamo è una storia più lunga, ma anche adesso anche in quelle femminili, recentemente è stato introdotto l'utilizzo di un trattamento fisico che era stato già ampiamente sperimentato e la cui efficacia è stata già ampiamente dimostrata nel trattamento della disfunzione erettile dell'uomo, ma ne abbiamo già parlato in un precedente incontro. Questo trattamento fisico che consiste nel bombardamento con delle onde d'urto a bassa intensità, onde d'urto generate da una sorgente elettroidraulica, e è un trattamento che produce nell'area trattata una condizione di vascolarizzazione, e questo sicuramente poter aumentare la vascolarizzazione dell'area produce sicuramente un effetto benefico all'irrorazione, all'ossigenazione, all'eliminazione dei radicali liberi, ma anche un effetto antinfiammatorio diretto. Nel caso dell'uomo, soprattutto per le prostatiti croniche, il trattamento è un trattamento, diciamo, è sempre un trattamento anche nella donna assolutamente privo di effetti collaterali. Questo è il motivo per il quale questo trattamento recentemente viene sperimentato in varie situazioni, anche quelle per le quali potremmo dire non ci sarebbe un presupposto teorico, proprio perché si è dimostrato ormai in centinaia di migliaia, se non milioni di pazienti trattati, privo di qualsiasi effetto collaterale, anche a lungo termine. E quindi viene utilizzato, adesso troveremo più avanti sicuramente delle situazioni ancora diverse da poter, da poter discutere. E nell'uomo questo trattamento, il trattamento dura effettivamente circa 15 minuti. Ecco, vede, si tratta di, con questo manipolo che dà queste onde d'urto, bombardare la zona sia sovrapubblica lateralmente a destra e a sinistra, e poi nella zona perineale bombardare tre punti. Ogni serie di colpi sono 300 colpi, nel caso dell'uomo si danno 2400 colpi per seduta. Le sedute si svolgono due volte la settimana e per tre settimane. Poi c'è un intervallo di tre settimane e si rivaluta il paziente. Se il risultato è stato già ottenuto, il trattamento finisce lì. Viceversa, se ancora il paziente non è soddisfatto, si fa un altro ciclo. Quello che è certo è che l'efficacia di questo trattamento, per adesso negli studi clinici, quelli diciamo seri, perché poi sperimentalmente si fanno un sacco di studi perché tutti partecipano volentieri, però poi la credibilità degli studi clinici riguarda solo alcuni studi che vengono fatti con gruppi di controllo, cioè con pazienti trattati o con altre terapie che si sa che sono efficaci o meno, o addirittura in questo caso, come in questo caso qui, ci sono degli studi che sono stati fatti trattando sia pazienti con quel manipolo, visto che genera veramente le onde d'urto, sia trattando pazienti con quel manipolo che genera solamente il rumore delle onde d'urto. Quindi il paziente sa che sta facendo il trattamento, ma di fatto non lo fa. Confrontando i risultati dei due gruppi, si è visto effettivamente che il gruppo che è stato trattato con il manipolo efficace presenta miglioramenti significativi su tutti i punteggi dei vari questionari che vengono utilizzati. E si è visto anche che la durata del beneficio
è sicuramente superiore a 3 mesi. Gli studi sono purtroppo abbastanza recenti, riguardano l'anno 2021, quindi per quanto riguarda la durata del beneficio ulteriore a 2 anni, a 1 anno, a 2 anni, dovremo aspettare altri studi, però tuttavia la soddisfazione dei pazienti è stata elevata, direi. Dottore, fra l'altro da quello che abbiamo visto deduco che non sia assolutamente un trattamento invasivo e le chiedo, il paziente prova dolore? Assolutamente, il paziente non prova nessun dolore, il trattamento non è assolutamente invasivo e come le ho già sottolineato prima, privo di qualsiasi tipo di effetto collaterale. Quindi diciamo c'è solo di stare un quarto d'ora sdraiati a vedere il medico che lavora, a sentire un rumore costante, ma solo quello. E quindi nessun effetto collaterale. Dottore, per quanto riguarda le donne? Allora, per quanto riguarda le donne, diciamo, questo tipo di trattamento si sta sperimentando più recentemente e quindi diciamo i primi dati sono relativi a studi con numeri limitati. Tuttavia, questi studi, soprattutto in un tipo di patologia che è la mancanza di lubrificazione vaginale e la dispareunia, cioè il dolore durante il rapporto, si sta dimostrando mano a mano che gli studi vanno avanti, è abbastanza efficace, se non altro fino adesso per questo tipo di patologie, al di là di quello che erano degli interventi di psicoterapia, perché poi è una patologia che ha una componente psicogena notevole, questa patologia femminile, però tuttavia riconosce anche delle cause organiche. Questo trattamento nelle donne viene differenziato come tipologia di trattamento, sia nelle modalità sia nei tempi, nel senso che intanto si fa una distinzione in donne che sono in età menopausale e donne che sono in età premenopausale. Nelle donne in età menopausale occorrono almeno 6 sedute una volta alla settimana, un intervallo di 3-4 settimane ed eventualmente ripetere altre 6 sedute. Nelle donne in epoca premenopausale sono sufficienti 4 sedute, il solito intervallo e altre 3 sedute se occorre. Ma le modalità sono diverse perché c'è un trattamento cosiddetto gentile, lo definiscono gli anglosassoni gentle, perché è un trattamento che si fa per via sovrapubblica e diciamo non richiede la necessità che la paziente tolga la biancheria intima, quindi diciamo ci sono delle pazienti che potrebbero avere imbarazzo in questa situazione qui, il trattamento si fa con la biancheria intima che assolutamente non inficia il tipo di trattamento, come si fa nella zona anteriore sovrapubblica e questo trattamento diciamo anche qui per il momento l'efficacia si sta dimostrando, però e il numero limitato di casi degli studi che sono stati condotti fino ad ora comunque ancora non ci assicura una certezza. Anche qui è vero che il trattamento è privo di effetti collaterali, la paziente non avverte nessun tipo di dolore. La seconda modalità di trattamento, che sembra sia un pochino più efficace della precedente, invece viene per via vulvare, quindi praticamente le onde d'urto vengono indirizzate nella zona lateralmente alle grandi labbra, sia da destra che a sinistra. Chiaramente questo richiede la rimozione della biancheria intima, è una questione di scelta della paziente, diciamo relativamente alla presenza o meno di imbarazzo. Le differenze non sono sostanziali nei risultati, però ancora dati assolutamente certi di questo non ci sono, anche se, ripeto, i primi 2 studi che sono stati fatti hanno dimostrato chiaramente l'efficacia del trattamento, anche qui con una durata dell'effetto benefico superiore a 3 mesi sicuramente. Dottor Guerrani, io la ringrazio moltissimo per averci portato delle soluzioni ed è stato un vero piacere riaverla qui, a presto. Come sempre il piacere è tutto mio e grazie e complimenti per la vostra professionalità. Grazie dottore, gentilissimo, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.